Buonasera, venerdì 19 giugno, ben trovati. Oggi è stata una giornata intensa dal punto di vista per entrare più nel dettaglio di alcuni aspetti legati all'ordinanza. Poi ci sono state anche altre delibere di giunta, sempre in qualche modo collegate al coronavirus. Al Presidente chiediamo però anzitutto di dirci eh, com'è andata oggi la situazione dal punto di vista epidemiologico. Buonasera, Presidente. Buonasera. Oggi abbiamo avuto un decesso eh, di una persona all'interno di una uh, RSA, abbiamo avuto un contagio eh, che viene da quelli di screening degli ultimi, diciamo, da, da più di 5 eh, giorni. I ricoveri sono due, mentre i tamponi eseguiti sono 1200, 714 dell'azienda sanitaria, 479 del cibio e Territorio, ma a tutta la sanità uh, trentina, l'ospedale di Cavalese, così come tutti gli altri ospedali, sia centrali Trento e Rovereto che dei vari territori, li stiamo uh, piano piano settimana dopo settimana, visitando tutti per vedere il ritorno alla normalità. Quindi stamattina eravamo uh, a Cavalese e credo si sia anche respirato un bel. Un bel clima uh, di unità all'interno di questa struttura ospedaliera e di voglia di, uh, di ripartenza per un territorio quello Fiemme Fassa, che ha avuto anche un uh, livello di contagio, diciamo, importante. Nella giornata odierna ho sottoscritto un'ulteriore ordinanza che ha diciamo la volontà di cominciare a riaprire anche quelle poche cose che non sono più, più aperte. E quindi abbiamo. Uh, Seguito l'esempio di altre regioni che hanno iniziato anche ancora settimana scorsa per la riapertura delle attività di sale slot, sale giochi, sale scommesse e, e altre sale, sale bingo che erano chiuse eh, e quindi da domani potranno, potranno riaprire. Abbiamo eh, permesso l'apertura la, eh, eh, domenicale dei negozi alimentari. Fino a 150 metri quadrati, quindi riaprono i negozi alimentari la domenica fino a 150 metri quadrati. Le motivazioni che hanno portato a questa decisione eh, seguono una motivazione di tipo, di, tipo, di tipo sanitario, cioè il fatto che all'interno delle strutture di genere alimentari diciamo, più piccole l'assembramento è. Eh, che son, solitamente sono nelle, nelle realtà anche meno, me, meno popolate, l'assembramento è, eh, è, è minore. Va anche detto che le attività a, alimentari eh, sono sempre state aperte in questa fase di, di, di chiusura e quindi nel momento in cui dobbiamo ponderare l'apertura di tutte le attività che sono state chiuse, nella parte, nel momento della chiusura nel momento del lockdown adesso stanno lentamente eh, riaprendo e quindi per la domenica ovviamente solo per la domenica rimangono chiusi i negozi alimentari che hanno una eh, superficie superiore ai 150 metri quadri 150 metri quadri sono i cosiddetti negozi di vicinato che sono diciamo, disciplinati dalle leggi, dalle leggi provinciali. Va anche detto che eh, questa diciamo Uh, attenzione viene anche a seguito del fatto che i lavoratori all'interno dei negozi alimentari fanno parte di, quella, di quelle categorie che hanno permesso al Trentino di tirare avanti, perché nel momento in cui tutti erano chiusi c'erano dei lavoratori in prima linea, eh, anche rischiando del proprio, sotto aspetto una gratitudine, ci sentiamo di dirla, psicofisica verso queste persone che molto che molto hanno dato. Questo vale per le prossime due domeniche, per il giorno del 21 e il 28 giugno 2020. Per i successivi la Giunta Provinciale ha eh, impostato un, un disegno di legge che va nella direzione di eh, tener conto anche dell'esperienza che abbiamo avuto in questa fase e crediamo che eh, giustamente debbano. Devono rimanere, rimanere aperti perché svolgono un servizio, un servizio determinante. Questo sarà un tema che, verrà, che vorremmo discutere anche con le categorie economiche, presentando loro questo, questo, questo progetto e, e, e dando diciamo, una impostazione anche quasi definitiva a questa tematica, eh, sotto l'aspetto non solo economico, ci sentiamo, ci sentiamo di dirlo, commerciale e quant'altro, ma anche sotto un aspetto che ha un'attenzione attenzione sociale. Siamo intervenuti oggi sui eh, servizi di trasporto pubblico locale, c'è qui con noi il dottor Andreatta che eh, dirige tutta la parte che riguarda la mobilità e dei trasporti per, per la provincia autonoma e quindi poi spiegherà lui nel dettaglio tutte le questioni che vengono, sono state affrontate e che vogliono dare diciamo, maggiore libertà eh, nella, nella gestione dei servizi dei servizi eh, di trasporto, siano essi ferroviari, siano essi di autobus o, o, o quant'altro. Bene, allora vediamo di approfondire già con il eh, dottor Roberto Andreatta. Buonasera dottor Andreatta. Allora, eh, novità per quanto riguarda il come dire, potenziamento del... rigorosamente alle eh, indicazioni emergenti dai DPCM governativi e quindi abbiamo seguito passo passo quello che lo Stato individuava come un limite di carico sostenibile rispetto al distanziamento del metro. E per, per praticità oggi un autobus urbano trasporta e può trasportare segnalati i sedili 26 persone rispetto a carichi anche di 90 persone in stagione ordinaria usando i posti a sedere e i posti in piedi. Con l'ordinanza del Presidente Fugatti di oggi ci si allinea alle nuove indicazioni tecniche dell'allegato 15 statale e la capacità di carico sostanzialmente si porta al 50% dei posti indicati dalla carta di circolazione. Quindi l'autobus urbano citato ad esempio prima dai 26 posti passa a seconda dei modelli tra i 40 e i 50 posti. Un autobus extraurbano, le corriere che oggi hanno un limite di saliti di 25 persone e che stamattina in una cronaca di valle veniva riportato un caso di un utente che per due volte era rimasta a terra in relazione al fatto che l'autista effettivamente ha eh, l'obbligo di far salire un numero di persone corrispondenti ai posti disponibili, che erano 25 a tutt'oggi, quei posti da lunedì diventano 38, quindi non siamo naturalmente alla totale capacità di carico e questo profilo sarà di assoluto interesse per quando si programmerà il ritorno scolastico, però certamente abbiamo guadagnato dei posti rispetto alla situazione attuale. Quindi da lunedì tutte le flotte urbana, extraurbana e ferroviaria vale per la Trento Malè, vale per la Valsugana, vale per la Ferrovia del Brennero. Incrementano i posti sino a un limite che possiamo di dire indicativamente e mediamente nell'ordine del 50%. L'altro profilo che abbiamo eh, disciplinato nell'ordinanza del Presidente è quello del pagamento del titolo di viaggio. C'è stata tolleranza in questi mesi rispetto al fatto che dall'11 di maggio comunque era necessario essere dotati di titoli di viaggio. Vi è eh, naturalmente non vi è più il contatto tra autista e utente né per il controllo né per l'emissione del biglietto, ma questo non esonera Trentini e non Trentini dal pagamento del titolo di viaggio. Qualche utente ha lamentato che qualcuno approfitta di questa situazione di impotenza sostanzialmente organizzativa e quindi a partire da domani, nelle stazioni di terra e comunque nelle fermate principali. Ci saranno controlli in discesa rispetto agli utenti che quindi scenderanno e dovranno mostrare di aver acquistato il biglietto, come è possibile acquistare a tutt'oggi. Questi sono i due profili principali dell'ordinanza odierna. Grazie dottore Andreata. Allora, servizi che continuano a essere erogati su vari fronti, anzi, tra poco vi parleremo anche del servizio della centrale unica di emergenza, del numero verde. Ma prima di entrare su questo particolare aspetto tornerei a parlare con il presidente Fugatti un po' perché stanno arrivando anche delle domande in relazione a quello che ha detto poco fa. Ad esempio, una collega ci chiede che l'obiettivo del disegno di legge è confermare la chiusura domenicale dei grandi supermercati. Presidente. Un'altra domanda che questa volta arriva dai cittadini dice: Ma come in realtà ha già risposto, ma ci ritorniamo sopra, come si era detto che si volevano salvaguardare i negozi piccoli Sì, inizio con una bella notizia che non ho dato prima perché eh, la volevo approfondire un attimo. Dal 22 giugno, le richieste che abbiamo avuto sono state anche, anche tante, devo dire, ed è anche un bel, un bel segnale, dal 22 giugno eh, viene data la possibilità di celebrare cerimonie, eventi e matrimoni. Eh, abbiamo ricevuto diverse eh, richieste e segnalazioni di poter svolgere soprattutto matrimoni che erano ovviamente sospesi. Ecco, dal 22 giugno ciò è, è possibile. C'è un protocollo ad hoc che disciplina ovviamente, bisogna farlo rispettando le norme eh, che, di sicurezza che così valgono per tante altre attività, ma crediamo che questa sia una notizia, una notizia interessante. Per quanto riguarda la sua domanda, la eh, volontà della Giunta Provinciale a seguito anche dell'esperienza che abbiamo avuto in questa fase eh, del, del Covid, dove credo si sia... Riscontrata anche l'abitudine ormai dei trentini a, a fare la spesa dal lunedì al sabato. E quindi, al di là delle questioni sanitarie che hanno caratterizzato finora la situazione e che la caratterizzano anche per le settimane a venire, e anche per, per, nella fase in cui il, la situazione sanitaria sarà regolarizzata, la giunta provinciale eh, sta valutando di eh, impostare un percorso che prevede la chiusura dei negozi. Eh, alimentari nella giornata di domenica. Poi si valuterà se questa decisione potrà valere anche per, in generale per i negozi al, al dettaglio, però credo che l'esperienza della, della, della crisi di, di, questa, di, di, di questo coronavirus con uh, i, i trentini che non sono andati a fare la spesa la domenica, credo che ci abbia insegnato che i trentini bene o male si, possono, si sono anche abituati a non fare la spesa la domenica, la fanno sabato, la fanno lunedì. E, e quindi potendo dedicare la domenica alla famiglia a, ad andare in montagna, ad andare al lago, ad andare a messa, perché vogliono andare, andare a messa a fare altre cose. Diciamo. Ecco, questa è l'impostazione che la Giunta Provinciale vuole, vuole portare avanti, ovviamente dovremo dialogare con tutte le categorie interessate, ma questa è diciamo, un, un, una, una cosa che abbiamo colto in questa situazione di crisi dialogo con le categorie interessate, dialogo immagino anche sul fronte sindacale che ha già espresso un'opinione sulla questione delle domeniche e dei supermercati in generale dei negozi aperti la domenica. Però sul fronte sindacale oggi c'è stato un altro dialogo, presidente, ce ne vuole parlare? Sì, eh, oggi c'è stato un incontro tra l'assessore Spinelli e l'assessore eh, Zanotelli con eh, le categorie sindacali del pubblico impiego. Voi sapete che Uh, in questa fase di, di emergenza uh, c'è stato un forte utilizzo, diciamo giustamente e fortunatamente, dello smart working all'interno degli uffici pubblici e non solo pubblici, anche dei, del, settore, del settore privato. Il, lo smart working ha sicuramente avuto delle positività. Questo credo che le abbiamo, abbiamo colte. Infatti, la giunta provinciale vuole eh, studiare un modello. Fare uno studio su quanto di positivo può esserci stato in questa fase sullo, sullo smart working, ma dall'altro crediamo che diciamo, in qualche modo sia giusto che la, che, eh, la gente ritorni a, ritorni a lavorare in ufficio con la normalità che vogliamo che avanzi, diciamo, strada facendo. È chiaro che, però, in termini di spazi questo non è possibile, perché il distanziamento, le regole sanitarie prevedono che che ciò che era possibile prima un determinato numero di persone all'interno di un determinato ufficio, adesso questo non sia più possibile, servono meno persone all'interno di questo ufficio. E allora abbiamo pensato di eh, organizzare i lavori in due turni di queste persone all'interno di, eh, di questo ufficio su tutta una giornata. Il monteore dei dipendenti è sempre di 36 ore, 25 di queste 36 ore rimangono all'interno dell'ufficio e quindi suddiviso in due... In due, eh, in due turni eh, giornalieri. Ovviamente per colmare il Monte Ore Totale abbiamo anche voluto inserire il tema del venerdì eh, pomeriggio e eh, quindi all'interno di questi due turni rientrerà anche il venerdì pomeriggio e anche del sabato mattina per quelle categorie di persone che hanno di, di attività che hanno l'apertura al pubblico. Non sono diciamo tantissime quelle che hanno l'apertura pubblico, però per quelle che hanno l'apertura pubblico abbiamo impostato anche l'ipotesi di fare di eh, far aprire questi uffici e facendo entrare ovviamente questi orari all'interno delle del 36 ore che sempre sono a capo di un, di un dipendente. Nonostante questo comunque una quota di ore, eh, perché non riusciamo a colmare tutte le 36 ore pur. Prevedendo i due turni, poi prevedendo venerdì pomeriggio e per alcuni il sabato mattina, ci sarà comunque una parte di orario che verrà fatta comu comunque in, in smart working. Ovviamente questo a parità di livello uh, di, 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 di retribuzione, però crediamo sia un modo anche per riuscire a riaprire gli uffici pubblici nel modo normale come era precedentemente rispetto al. Al Covid e per dare un senso, un senso di, eh, di, di normalità. Oggi ne abbiamo discusso con, eh, con i sindacati che ovviamente manifestano le loro legittime preoccupazioni e istanze. E quindi torneremo sicuramente a sederci al tavolo per parlare, per parlare di questo. Però crediamo che la gente debba tornare in ufficio per darci un senso di eh, il più possibile di normalità. È chiaro che se da qui a una settimana, dieci giorni, due mesi, quello che sarà. Il, la situazione se dovesse tornare ad aggravare, si torna tutto a come era prima. Qui si vive ovviamente sempre eh, con una forte attenzione alla situazione dell'evoluzione del contagio che oggi è oggettivamente eh, appiatita in Trentino. Bene Presidente, allora intanto saluto anche i colleghi che sono presenti qui in sala belli in provincia, vediamo se poi ci saranno delle domande per lei, eh, ne abbiamo raccolte un paio che arrivano da colleghi giornalisti in esterna e anche da cittadini, ma prima di rispondere vorrei proporvi, visto che abbiamo parlato di servizi pubblici, di un servizio che è stato davvero molto importante, cioè l'attivazione di un numero verde che in un certo senso aiutasse a à... Smaltire la grandissima quantità di telefonate nei primi momenti anche di panico e di apprensione legata al coronavirus, è stato un numero verde dedicato all'emergenza, numero verde che adesso da alcuni giorni non è più attivo, eh, o meglio è stato come dire, ridimensionato mentre continua, lo ricordo, a funzionare per le emergenze il numero unico 112. E eh, come al solito raccomandiamo a tutti di scaricare la app. Where che ci consente un utilizzo più agevole di questo eh, numero unico di emergenza. Vediamo insieme il servizio curato dal collega Lorenzo Rotondi. Oltre 53.000 chiamate da marzo a maggio, un punto di riferimento per molti cittadini durante il periodo più difficile dell'emergenza coronavirus. Stiamo parlando del numero verde 800-867-388. Ci facciamo accompagnare dall'ingegnere Stefano Fait per conoscere questo servizio più da vicino. Il verde è stato attivato a partire dal 25 febbraio, dove l'emergenza sanitaria si era acutizzata. Il numero verde è stato attivato perché si è riscontrato un numero molto elevato alla centrale unica dell'emergenza, al numero 112, di telefonate per avere informazioni. Il numero dell'emergenza è un numero dedicato all'emergenza e quindi questo ha portato subito a una situazione di crisi. Siamo passati dalle 600 telefonate giornaliere ordinarie a 1500 telefonate e abbiamo pensato quindi di istituire il numero verde dedicato alle informazioni, sempre gestito dalla centrale unica dell'emergenza ma dedicato esclusivamente per le informazioni. Dal 6 giugno si è deciso di rimodulare in termini di orario riducendo la settimana dal lunedì al venerdì e l'orario solo mattutino dalle 8 alle 14 perché il numero di chiamate si è nettamente ridimensionato. È stato fondamentale all'inizio perché ci hanno chiamato in causa per chiedere tanti risvolti, tanti quesiti sanitari, tanti dubbi. Ma soprattutto anche per chiedere, non tanto riguardo a sintomi presenti, ma quanto allo sviluppo della malattia, quindi dettagli sulla malattia, gente impaurita che chiedeva come si sarebbe presentata la malattia, eccetera. Noi facevamo un filtro, intercettevamo situazioni magari un po' più concrete, più di rischio, per esempio. Persone che dichiaravano di avere magari difficoltà respiratorie, noi la chiamiamo displea, quelle le deferivamo alla nostra centrale operativa di dentina emergenza e le processavamo diversamente. E le domande che sono arrivate erano praticamente un po' varie, nel senso che all'inizio erano delle domande che riguardavano. Quello che stava succedendo, dunque, un aspetto eh, sul discorso appunto di come comportarsi, di quello che bisognava fare, poi dopo si sono un po' eh, spostate su un discorso praticamente legato ai decreti, cambiavano ogni giorno, si può dire, eh, ovviamente, eh, chiedevano informazioni, per poi dopo spostarsi su un discorso più sul eh, rapporto psicologico, le persone si sentivano un po' un attimino prese appunto da questa situazione e avevano un po' un, una necessità di un, di un rapporto psicologico. Numero verde quindi che continua ad operare con i nuovi orari e per le emergenze, ma solo per le emergenze, rimane attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'112, numero unico di emergenza. Di nuovo insieme, riprendiamo allora con le domande, mentre invito il collega Sergio Damiani a posizionarsi sul microfono, ne rivolgo una veloce al Presidente per ritornare sul tema degli orari dei provinciali. Una collega di un giornale ci chiede se le modifiche agli orari dei provinciali sono definitive, quindi stabilite in delibera, oppure sono in fase di valutazione e quando partiranno? No, è una delibera che la Giunta ha assunto nella giornata odierna, poi dovrà seguire ovviamente una circolare del Dipartimento e eh, partiranno questi nuovi orari con la settimana del 29 giugno, quindi non questo lunedì, lunedì prossimo. C'è anche una scadenza, se non sbaglio, verso la fine di settembre. No? Esatto, questo vale in FIA sperimentale fino al 30 di settembre. Sergio Damiani. Buonasera Presidente, cosa diciamo agli amanti del calcetto e dei cosiddetti sport di contatto? A ah, questi amanti del calcetto lo dice uno che ha giocato a calcio fino a 33 32-33 anni e diciamo che eh, gli sport di contatto in generale sono ancora sospesi fino al 28 di giugno. Ragioniamo sempre con eh, gli stessi criteri. Se dobbiamo allentare diciamo, eh, la presa come abbiamo fatto fin dall'inizio con la gradualità, preferiamo farlo prima, sempre sulle parti, chiamiamole. Economiche e produttive e dopo sulle parti, diciamo, più della vita chiamiamola, privata e quant'altro. Quindi, pur capendo che questo uh, può diciamo, non fare felice alcune categorie di sportivi, però, uh, questo vale ancora fino al 28. Grazie Presidente. Allora, nel frattempo, eh, qualche altra domanda è arrivata, vi invito a farle velocemente perché stiamo per concludere il nostro collegamento. Ci chiedono, è un tema ricorrente questo, se sono previste delle azioni di screening, cioè dei tamponi a categorie come i commessi e le commesse. Noi abbiamo contattato tutti, ma ancora andiamo indietro un paio di mesi fa. Non, diciamo, nel bel mezzo della, della, della pandemia, avevamo contattato eh, tutte le catene, catene del mondo alimentare, grande distribuzione e parte commerciale, diciamo, eh, anche minore, per farci eh, mandare all'azienda far all sanitaria i nominativi di coloro che erano disponibili a sottoporsi al tampone, sempre su base volontaria. Quindi, coloro che hanno fatto richiesta noi uh, abbiamo sicuramente eseguito lo screening, coloro che non l'hanno fatta non l'abbiamo eseguito, però vale sempre che eh, se viene fatta la richiesta all'azienda sanitaria con le stesse modalità che avevamo comunicato a suo tempo, la possibilità per queste categorie di sottoporsi al tampone è sempre possibile, però la domanda deve venire diciamo, da, dalle organizzazioni che seguono queste, queste categorie. E invece per quello che riguarda gli insegnanti eh, si era lanciato tempo fa anche questo screening particolare, a cominciare da chi aveva più di 50 o 55 anni se ben ricordo, però anche per eh, gli altri eh, che svolgono questo tipo di lavoro. Eh, rinnoviamo l'appello, Presidente. Vale la stessa cosa, anche questi tamponi, adesso sto parlando dei numeri perché avevo dei numeri su questi che... Al momento non riesco a leggere, però questi tamponi alle categorie degli insegnanti per coloro che sono ripartite con le le, gli asili nido e le, le scuole dell'infanzia, noi li facciamo ovviamente su base volontaria, però devono, noi abbiamo preso i contatti con le rispettive istituzioni, devono essere loro a mandare i nominativi all'azienda sanitaria, a quegli indirizzi di posta elettronica che l'azienda sanitaria ha già comunicato partendo ovviamente, ma sono stati fatti a decine di questi tamponi a queste operatrici, però noi siamo intenzionati a farli a tutte le operatrici. Quindi l'invito è di eh, inviare i nominativi alle, alle segreterie dell'azienda sanitaria che seguono questa, questa questione, perché questo noi l'abbiamo detto che lo facciamo e se eh, c'è la volontà di farlo da parte delle operatrici ne siamo anche eh, felici sotto l'aspetto del controllo epidemiologico. Ecco, un ultimo accenno, Presidente, sul discorso del ritorno dei dipendenti provinciali al lavoro. Per i pendolari avete valutato la questione, perché ce ne sono molti che non sono d'accordo. Naturalmente il dibattito è aperto. Il dibattito è aperto, ma i pendolari, mi sento di dire che venivano prima in ufficio, in qualche modo devono tornare in ufficio. Sicuramente un tema che probabilmente sarà accolto tra le cose positive dello smart working, è per chi viene da lontano all'interno degli uffici provinciali centrali, chiamiamoli, delle, 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 delle nostre città. Ecco, per chi viene da lontano è un tema quello dello smart working, capire se ci sono positività nel, nel, nel non trasporto, nel, nel, nel minore inquinamento, un tema ambientale. Ecco, questa è, un, è una delle questioni che vorremmo affrontare con questo studio che... Che vogliamo fare sullo smart working. Ma adesso il ritorno in ufficio c'era prima e riteniamoci ci debba essere interessante. Comunque l'impegno c'è a uh, ottimizzare un po' anche le esigenze di tutti, mi pare di capire. Certo, ottimizziamo, uh, col, uh, tenendo conto che in ufficio bisogna tornare, però perché prima c'è il tornare in ufficio, dopo ovviamente ci sono le esigenze di tutti. Ovviamente. Presidente, altre domande non ne sono arrivate, conclude lei con uh, un, qualche altra considerazione? Niente, non ho nulla da. da, da, da da comunicare, se non che vedete che ormai questi nostri eh, appuntamenti sono rari, li facciamo quando abbiamo cose importanti da comunicare come quella, come quella di oggi, Siamo, stiamo lentamente tornando alla, alla normalità e quindi l'auspicio è che il, il Trentino possa ripartire eh, come si merita e come è giusto che sia. Grazie Presidente, grazie ai colleghi che sono intervenuti. Come al solito c'è un contributo che ci arriva da voi. Oggi abbiamo scelto il lavoro fatto dall'Istituto Comprensivo Riva 1. È il risultato di una serie di videolezioni con gli strumenti, con il canto, mixati insieme, contributi registrati dal computer, dai cellulari. Chi più ne ha, più ne metta. Ci siamo tutti quanti sbizzarriti con queste tecnologie. Vediamo insieme questo contributo e arrivederci alla prossima puntata.